Ci sono sfide concrete ed imminenti che Napoli è chiamata ad affrontare per ripensare in chiave smart la viabilità urbana, guardando agli esempi già realizzati in altre città come Vicenza e Genova. Nella sala gemito della Galleria Principe di Napoli è stato questo stamattina il tema del convegno Napoli in Movimento, organizzato dal Tour Corrente in Movimento, in collaborazione con il ciclo di convegni e seminari sul patto dei sindaci. Napoli è sulla buona strada perché l'inserimento delle aree ZTL ha permesso di migliorare le problematiche del traffico, ma anche di far comprendere ai cittadini come il mezzo privato non è l'unica soluzione per la mobilità, ma esistono altre forme più partecipate e a ridotte emissioni. Anche la tecnologia da questo punto di vista ci assiste, per cui vorremmo che le macchine elettriche o comunque le macchine a ridotto impatto ambientale siano sempre più spinte. Ed è stata anche l'occasione per fare il punto sulle iniziative già avviate e su quelle in cantiere, per rendere sempre più vivibile e meno inquinato il centro della città e per ripensare in modo sostenibile la mobilità urbana. Ricordiamo che già a fine giugno sarà aperta ad esempio la stazione Toledo di una metropolitana che diventerà sempre più il principale strumento del trasporto pubblico. Complementare a questi servizi di trasporto vedo anche una buona integrazione con l'auto elettrica per tutte quelle funzioni dove l'auto è insostituibile. Però un veicolo pulito, decisamente più pulito di quello di oggi, deve svolgere alcune funzioni. Noi vogliamo sì l'auto elettrica, ma vogliamo un'auto che punti verso le rinnovabili, sia fotovoltaico o solare. Quindi anche questo convegno vuole fare il punto sulle esperienze più innovative in questo senso e incoraggiare la ricerca verso l'identificazione di un'auto pulita che venga da fonti rinnovabili.